Ecco, che cosa si era soliti mangiare in quel periodo? Guarda, ricordo benissimo a casa mia, a casa delle mie zie, dei miei amici, dei palermitani in genere, ragù di lasagne. Le lasagne erano le margherite, quella col doppio orlo ondulato, oppure la lasagna più larga, una fettuccina più larga, con un solo orlo Ah, che ondulato, buono! la lasagna, che venivano chiamate allora, i palermitani chiamavano vampaciusci, adesso la parola è tramontata, Infatti non l'ho mai sentita. nessuno sa che cosa fosse, perché soprattutto quando erano cotte le lasagne, sembravano trucioli bollite, Sì, effettivamente c'era questo effetto, trucioli. erano molto amati da mia nonna, quindi io ancora li I ricordo. vampaciusci, in realtà i vampaciusci erano i trucioli del falegname, che sono i residui della piallatura, no? La pialla produce trucioli. Finché i trucioli erano dentro la falegnameria, ma anche fuori in realtà, venivano chiamate vuscaglie, vuscaglie. Vuscaglie da vosco, bosco, nel significato francese di bosco, bois, che significa legno. Ah, ok. Diventavano vampaciusci quando entravano nelle case e venivano utilizzati Per per vestuti. appiccicare il fuoco. Si pigliava a vampaciuscia, si infilava dentro la fornacella con un po' di carta accesa e si mettevano sopra legnetti più leggeri, poi legnetti più grosse e si sciusciava con la bocca oppure con il muscaloro, con il ventaglio Bello. da cucina. E quindi vampa e E ciuscia. ah, ecco, Il secondo era costituito da salsiccia con vari contorni. C'erano patate naturalmente. Patate arrostite in umido, cardoni fritti, carciofi arrostiti, eccetera. Il dolce, ecco una cosa, appunto, uno pensa che a Carnevale allora c'erano dolci, no, non c'erano dolci tipici di Carnevale Come per esempio adesso a ci sono le Palermo, chiacchiere. no, era però d'obbligo mangiare il cannolo. Chi riusciva a procurarsi quello di piana aveva il top del cannolo, perché come sai il cannolo di piana era tanto, cioè era almeno 2 volte doppio rispetto a quello palermitano. Le chiacchiere, quelle che tu dici Michela, le chiacchiere e la pignoccata vennero decenni dopo, si mangiava solo il cannolo. Naturalmente i ragazzini E noi ragazzini, oltre che il cannolo, potevamo mangiare quello che avevamo appena finito di mangiare per i morti, un dolce popolare fatto per i bambini, si vede anche dal nome che è un dolce per bambini, un dolce chiamato pupatella, e mangiavamo le Spieghiamo a chi pupatelle. ci segue cos'è la pupatella. La pupatella è una parola napoletana, è il diventivo di pupata, a pupata, significa la bambola. La Ok. pupatella era in realtà un succhiotto fatto in casa per rabbonire, per tenere buono un lattante che chiedeva il seno materno quando la madre era indaffarata in altre cose. Si faceva, io ricordo di averlo fatto io per i miei Un fratellini, surrogato del del ciucciotto. ciucciotto, sì. Si pigliava un fazzolettino leggero di cotone, di batista, e si pigliava un cucchiaino di zucchero, lo si metteva nel centro, lo si avvolgeva, lo si stringeva, lo si legava, lo si riportava, lo si inumidiva e si metteva in bocca al bambino che ciucciava zucchero, e E nel quindi frattempo, stavo. mentre la mamma, quando la mamma finiva, sarebbe stato contentato col seno materno, ma intanto era tenuto buono con la pupatella. Il nome di pupatella poi venne dato a questi biscotti. Perché pupatella? Perché bambolina? Perché quando si metteva all'impiede con questa testina piccola e la vestina, sembrava una bambolina Ah, il ecco. ciucciotto, per questo pupatella, cioè piccola pupata, bamboletta. Poi il nome passò al.
ai dolci, perché i dolci, come sai benissimo anche tu, i dolci, soprattutto la versione bianca, è coperta da una glassa di zucchero, per questo ho provato. Quindi sveliamo un po' che sono questi biscotti. Sono i tetù, quelli che oggi si chiamano tetù. Oh, comunemente misto siciliano, il famoso misto siciliano. Bianchi e marroni, bianchi e cioccolati. Cari amici, il tempo termina qui, spero che vi siate divertiti. Se avete delle curiosità da farci sapere, che poi io rivolgerò al professore, fatecelo sapere tramite le pagine sia del blog che di Facebook, e il professore sarà ben lieto di rispondervi. Sicuramente. Alla prossima e buon carnevale a tutti. Bye bye, buon carnevale.